con fede ci alziamo in piedi, benediciamo il mosaico, poi sarà un ringraziamento generico e poi aspettiamo un po' e sarà la sua presentazione ufficiale. Benedetto sei tu, o Padre, origine e fonte di ogni benedizione, che ti compiaci della crescita spirituale dei tuoi figli. Mostraci, o Padre, la tua benevolenza e fa che, contemplando questo mosaico in onore di San Francesco, con fede e con devozione, ci impegniamo a conformarci all'immagine del Figlio tuo Gesù Cristo e regna nei secoli dei secoli. Amen. Benedica il Signore che è Padre, Figlio e Spirito Santo, questo mosaico di San Francesco. Amen. Mosaicando e musicando, da sogno a visione condivisa, a realtà tangibile, il progetto, a firma dell'Associazione Perfetta Letizia, presenta la sua opera, un mosaico dedicato a San Francesco, che ha unito la creatività di giovani adulti e bambini della parrocchia di San Pietro Apostolo a Campobasso. Uno straordinario esempio di cosa si può ottenere credendo e lavorando insieme. Allora, iniziamo con raccontare una storia, in effetti è una parabola, che prendiamo da una pagina del Vangelo di Matteo, Matteo 25 per la precisione. Qui si racconta di un tale che, essendo in procinto di partire, chiamò i servi e consegnò loro alcuni beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un terzo servo 1. Colui che ne aveva ricevuti 5 andò subito a investirli. Quello che aveva ricevuto 2 talenti si comportò allo stesso modo ed entrambi ottennero un capitale doppio. Il servo che aveva ricevuto un solo talento lo nascose invece in una buca. Il padrone poi tornò e volle regolare i conti. I primi 2 servi gli consegnarono il doppio di quanto ciascuno di essi aveva ricevuto e il loro padrone glielo dò e promise loro molti incarichi. Il terzo invece restituì il medesimo talento al suo signore, che lo rimproverò molto, molto duramente, e lo punì. Gli tolse infatti l'unico talento e lo consegnò al primo servo che aveva raddoppiato i suoi 5 ricevuti. Bene, io per ora non aggiungo altro, poi riprendiamo questa parabola a fine serata. Per il momento io vi rinnovo il benvenuto di Padre Flori. E non può mancare un pace bene, perché non può mancare il saluto francescano, così come non può mancare questa sera la perfetta Letizia. L'associazione di cui io faccio orgogliosamente parte, insieme a tanti amici, a tanti soci, attivisti, simpatizzanti di questa bellissima realtà, che è inserita nella più bella e grande famiglia di San Pietro. Io un applauso me lo farei. Allora, i parrocchiani oramai conoscono Perfetta Letizia,
Io vorrei spendere solo due parole, per me è difficile non in due parole raccontare quello che si fa in Perfetta Letizia, però ci provo. Ci provo e provo a dare qualche indicazione. Dalla parte dei più deboli. Forse qualcosa avete già capito. È un mondo di persone, è un insieme di persone che si propone di fare del bene, ma fa del bene, tante persone al mondo fanno del bene oggi, lo vediamo ogni giorno quando accendiamo la televisione e vediamo che tanta gente si prodiga per il bene. Però noi cerchiamo di dare, ecco, uno sguardo più attento all'altro, perché cerchiamo il volto di Cristo nell'altro. Questa è Perfetta Letizia. Bene, ora tra i tanti obiettivi che l'associazione si pone è anche quello di fare aggregazione, perché fare aggregazione significa far star bene gli altri, far star bene le persone di tutte le età, e quindi abbiamo dato inizio così ai laboratori. E prego l'assessore Praetano se vuole venire in avanti, grazie. E così si è dato vita, stasera si dà vita, si dà il via al progetto Mosaicando e Musicando. È un progetto che è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Regione Molise. È un percorso che è iniziato con questo laboratorio di mosaico di San Francesco, questo bellissimo capolavoro che avete visto ha ricevuto la sua solenne benedizione. È il primo dei tanti che seguiranno, alcuni già ci sono, i laboratori di Lidia, che vanno sicuramente valorizzati, il laboratorio di chitarra di padre Alex appena iniziato e poi altri ancora da strutturare. Quindi significa fare prima di tutto aggregazione. Ora è nostro dovere ringraziare un po' tutti i soggetti che abbiamo coinvolto e che ci hanno sostenuto in questa proposta. E alcuni sono presenti, ma noi dobbiamo ringraziarli tutti. Spero di non dimenticare nessuno. Allora, iniziamo innanzitutto a ringraziare il nostro parroco di San Pietro, che poi è presente di Perfetta Letizia, sono la stessa cosa, e i frati tutti della comunità, perché anche loro ci hanno garantito un piccolo cofinanziamento al progetto. E poi li ringraziamo ovviamente per tutti gli spazi che ci mettono a disposizione, anche per le attività della parrocchia, per il laboratorio che è da poco avviato e da poco messo in ordine. Poi grazie anche alla diocesi di Campobasso, il nostro vescovo è assente per motivi di salute e noi continuiamo a pregare per lui. E l'ATS, l'ambito territoriale e sociale, quindi il comune di Campobasso, qui presente l'assessore Luca Praetano, il sindaco non è venuto, sappiamo che è impegnato in cose più belle, noi facciamo gli auguri da parte nostra per la nascita della bambina. E il comune di Campo di Pietra, con il sindaco Giuseppe Notar Tommaso, e il comune di Scapoli, unitamente all'associazione Armonia e Movimento, si è pensato anche di avviare un laboratorio di zambogna e ciaramella, con degli strumenti proprio autentici della nostra tradizione molisana. Poi la scuola Iovine. E il preside che ha firmato il sostegno purtroppo è assente per un periodo di tempo, c'è qui la dirigente, la dottoressa Carlini, che ha preso l'interim dell'istituto, grazie per la sua presenza. L'associazione Liberamente Insieme,
l'Unitazzi, Anna Di Mella, grazie, e il CSA, il Centro Sociale per Anziani di Colle dell'Orso, e le due associazioni musicali Wagner e Lanaro, poi la Rete e Cittadinanza Attiva Molise, e infine il CSV, Centro di Servizi al Volontariato. Grazie, grazie di tutto. Allora, adesso parliamo invece di questo laboratorio e raccontiamo un attimo che cosa è venuto fuori. Guardate quanto è bello, guardate, è meraviglioso. È veramente bravi, bravi tutti coloro che... Allora, l'esperienza è iniziata l'anno scorso in occasione della festa patronale di San Pietro. Lì c'è Pietro, il pentimento di Pietro. Iniziamo così per gioco, lo chiamammo un corso base di mosaico aperto a tutti, e c'erano con noi due guide, una a Medjugorje, Don Donato, l'altra è qui presente, poi la presenterò meglio, il maestro Antonio Di Maria. E così per gioco invece è nato qualcosa di veramente grande, è iniziato un percorso con un gruppo di persone, di ragazzi soprattutto, dei nostri giovani, che hanno scoperto le loro capacità, insomma, di poter andare avanti e fare qualcosa di più, ancora più bello, studiato chiaramente, e quindi è venuto fuori Francesco. Spero che il nostro Pietro non si offenda se Francesco è venuto meglio, però veramente la differenza è notevole, e quindi è emozionante veramente, anche perché i ragazzi hanno lavorato al laboratorio ma veramente con impegno. Loro sono tutti studenti, quindi il laboratorio iniziava dalle 8 in poi, non diciamo fino a che ora. E io veramente sono capitata qualche volta. Io non ho fatto niente, è premesso anche padre Florin, se abbiamo messo una pietruzza ciascuno, già è tanto, io non la riconosco. E quindi spesso sono arrivata così all'improvviso, ho visto anche i ragazzi che studiavano con libri aperti. E per farvi capire quanto impegno, quanta costanza, quanta fatica c'è stata dietro questo mosaico. E quindi io vorrei, a questo punto, vorrei invitare i ragazzi, questi artisti che hanno lavorato al mosaico. Inizio a chiamarli: Samuele e Andrea Presutti. Facciamo un applauso. Le sorelle Chiara ed Elisa Brescia. E Stefania Caruso. Le due amiche fondo, Valeria e Anna Zingaro. Tommaso Esposito, un po' latitante ma alla fine ce l'hai fatta, dai. E vabbè, altri ragazzi sono passati per il laboratorio, nel senso che ci hanno provato un po' tutti. Tutti gli altri ragazzi, io li nomino, spero di non dimenticare nessuno, perché quando padre Gioacchino mi diceva inizia a fare nomi, sicuramente dimentichi qualcuno. Ecco, io mi scuso in anticipo se mi sfugge qualche nome. E, Esther Pattavina, Irene a Brescia, no? Vabbè, diciamo che per solidarietà con le sorelle. E Annalisa Del Rosso, che non vedo,
E poi, vabbè, Anna Di Mella, un po' meno giovane, però hai lavorato anche tu al mosaico. Guarda. E Lucia, scusami. Vieni. Bene, allora... Grande anche il contributo di due persone, tipo qua, sei giovane come loro, e di due adulti, diciamo le loro guide, Viviana Occhionero e Gianni Merlo. E diciamo che loro sono state le due figure di riferimento. Grazie al loro aiuto non è mancato mai niente, nel senso che hanno provveduto sempre a portarvi il materiale, gli attrezzi, il laboratorio sempre in ordine, Gianni, preciso, e vabbè, gli hanno praticamente fatto da assistenza continua e provvedendo anche alle cene. A volte ho visto pizze arrivare... Va bene, allora io non so, da parte di tutta la comunità, veramente emozionante vedere quello che avete creato, quello che avete fatto con tanta pazienza. Viviana, startup Mosaicando Musicando, il progetto. Che tipo di progetto è e quali sono gli obiettivi? Allora, questo progetto nasce da un po' di tempo ed era un po' nel cuore di tutti noi che facciamo parte dell'associazione Perfetta Letizia. E, in realtà ci siamo già cimentati in questa... in questo, diciamo, in questo tipo di lavoro, perché già nel mese di giugno dell'anno scorso abbiamo fatto un mosaico che era il mosaico di San Pietro, per cui abbiamo pensato che forse sarebbe stato bello anche riprovare questa emozione, perché in realtà è frutto di una grande emozione questo lavoro. I ragazzi che partecipano al corso che cosa fanno e a cosa si formano? I ragazzi che partecipano al corso in realtà sono di varie età, quindi abbiamo pensato di fare un attimo un'aggregazione tra di loro, in modo che ognuno potesse dare qualcosa di diverso secondo la propria, le proprie esigenze, la propria età e le proprie esperienze, perché alla fine in questo mosaico c'è un po' l'esperienza di tutti, dal più piccino al più grande. Il soggetto scelto San Francesco perché? Perché San Francesco forse oggi rappresenta quell'umiltà che in genere non si vive più, e soprattutto perché ancora oggi come oggi la bellezza del creato, perché in realtà Francesco è il creato stesso e quindi ha sempre glorificato Dio attraverso la bellezza del mondo animale, del mondo vegetale, e quindi questa cosa ci è sembrata bella, soprattutto oggi che c'è necessità e bisogno di recuperare un po' di serenità proprio attraverso la bellezza che ci circonda, e Francesco è questa serenità e questa bellezza. Grande momento di aggregazione, soprattutto anche culturale. Tornerà a ripetersi? Tornerà a ripetersi con altri progetti, perché in realtà i ragazzi, soprattutto loro, sono veramente motivati e sono gioiosi di partecipare a questi incontri, che poi in effetti sono degli incontri tra diverse tipologie di persone, perché non sono solo i ragazzi, ci sono gli adulti, ci sono i bambini, le persone anziane, e hanno partecipato un po' tutti, quindi il momento di aggregazione in realtà è la cosa più bella ed è il collante vero di tutta l'opera, e penso che si veda dall'effetto che farà. Anna
Andrea, parliamo del mosaico. Che cosa rappresenta per te questa forma artistica? Beh, il mosaico, oltre ad essere comunque una delle forme d'arte di espressione più antiche usate dall'uomo, è anche simbolo di unione fraterna, in questo caso all'interno della nostra parrocchia, perché riesce ad unire sotto la preghiera un'arte, quindi un lavoro comune e unito, unendo appunto la preghiera e i rapporti delle persone. Oggi presentate il vostro bellissimo lavoro. Cosa ti ha dato questo corso? Mi ha fatto soprattutto pensare a quello che il Signore ci dona, quindi questi piccoli eventi che possono sembrare insignificanti, però che allo stesso tempo danno lo spirito di appartenenza alla propria religione, alla propria fede, e servono anche ad alimentarla allo stesso tempo. Continuerai questa esperienza? Molto probabilmente sì. Stefania, cosa ti è piaciuto di più di questo corso? Sicuramente una delle cose più belle, oltre a riscoprire il valore dell'arte, è stata appunto quella di creare nuove relazioni con moltissime persone. Eravamo sia giovani sia persone un po' più d'età avanzata, quindi è stato bello proprio creare questi rapporti oltre i limiti d'età. Ecco, secondo te qual è la caratteristica più importante che deve avere un buon mosaicista? Credo innanzitutto la concentrazione. Per fare un lavoro del genere c'è bisogno di molta concentrazione, ma anche di molta passione. È importante soprattutto prestare attenzione a ogni singolo tassello di questo mosaico e anche molta pazienza. Se dovessi riassumere in una parola quello che ti ha dato questo corso, quale useresti? Socialità e anche bellezza, perché è sempre bello riscoprire cosa l'arte può lasciarci. Elisa, intanto perché hai partecipato a questa esperienza? Ho avuto modo di partecipare a questa esperienza perché sono stata invitata, quindi mi hanno chiamato e poi quindi anche per curiosità sono venuta qui e mi si è aperto dinanzi un mondo, perché ho trovato tanta accoglienza e tanta armonia anche fra i partecipanti, alcuni dei quali sono miei amici, quindi per me è stata un'esperienza di arricchimento, indubbiamente. Perché l'opera che avete realizzato secondo te è unica? L'opera in sé è unica perché è impossibile che ne venga realizzata una identica, e anche perché le listelle di marmo vengono rotte in maniera diversa sia da persona a persona, ma anche la stessa persona può romperle, può tagliarle in maniera differente, quindi il risultato sarà sempre unico. Se dovessi consigliare a un ragazzo come te questa esperienza, cosa diresti? Direi che comunque si sente un grande senso di appartenenza, perché anche il semplice mettere una singola pietra all'interno di un mosaico ti fa sentire parte di un qualcosa di grande. Quindi quella piccola pietra, che magari in sé sembra anche un lavoro semplice, unito a tutte le altre crea un risultato meraviglioso. Come spiegheresti la relazione che esiste tra la bellezza, il valore estetico e la spiritualità? Indubbiamente c'è un nesso che collega la bellezza, quindi la bellezza dell'opera che colpisce a primo acchito, a primo impatto lo spettatore, e poi si connette anche al valore spirituale, perché chiaramente è una rappresentazione di San Francesco, quindi riprende l'icona di San Francesco e quindi la persona che ammira, che si trova di fronte a un quadro, è colpita in primis dalla bellezza, ma poi anche dal significato spirituale che quest'opera contiene in se stessa, quindi sarà comunque un'icona dedicata alla preghiera, quindi in modo tale da poter elevare lo spirito dinanzi a tale splendore. In ultimo, quanto bisogno avete voi giovani di vivere la bellezza? Ne abbiamo tanto bisogno in un periodo comunque costellato da difficoltà quotidiane, ogni giorno. Dedicarsi alla bellezza e a questo splendore in generale può aiutarci tanto
ad andare avanti anche. Allora Gianni, tu hai partecipato alla creazione di questo bellissimo progetto, lo hai abitato e portato avanti insieme a questi giovani, ma qual è il perno fondamentale di questo progetto? Beh, allora è nato da una provocazione e da una proposta di alcune amiche che ci hanno lavorato molto come progetto, e il motivo principale per quanto mi riguarda, e che poi è ciò che ci ha unito in modo particolare con i ragazzi, è l'unità. Abbiamo un grande desiderio di unità con i ragazzi, ma non come un modo semplice di stare, ma come per dare un senso alle cose che si fanno. E c'è un perno, anzi io amo pensare, abbiamo pensato con i ragazzi, tre perni bellissimi da pensare. Intanto i ragazzi, è semplice dire, vanno incentivati, vanno spronati, ma la prima cosa è vanno amati. Io ho scoperto che i ragazzi, quando si sentono amati, rendono molto di più. E una cosa, ecco, dicevo i tre perni. Dopo la realizzazione di questo mosaico, abbiamo pensato insieme, è stato bello trovarsi con lo stesso pensiero. Tra una pietra e l'altra, che si chiamano schede, c'è uno spazio che sembra che voglia dividere le pietre, invece ogni pietra parla di ciascuno che l'ha messa in opera, per cui dà un senso di unità. È bellissimo pensare questo, perché prima di iniziare a lavorare i ragazzi volentieri hanno voluto fortemente pregare, poi la preghiera è continuata nel lavoro. E la cosa bella che è venuta fuori, perché viene fuori con i ragazzi questa roba, e chi andrà a vederlo, a guardarlo in chiesa, vedrà un'immagine che stimola alla preghiera. Quindi questa preghiera, che è iniziata con l'idea, la realizzazione e la posa in opera in chiesa, è una continuazione, e è veramente una cosa affascinante, perché le immagini che presentiamo, perché ci stiamo scoprendo un artisti. No, le immagini che presentiamo non appartengono a noi che l'abbiamo fatta, ma appartengono a tutti. E iniziare un lavoro con la preghiera, continuarlo come preghiera e porlo come immagine per pregare, è un continuare così bello, che veramente suscita un'emozione per chiunque ci si trova di fronte. Quindi unico sfondo, la fede, che è venuta fuori, sì, in tutta la sua bellezza. Grazie, sì. Gianni, grazie. Grazie a lei. E infine il maestro Antonio Di Maria. E manca ancora la professoressa Franca Lauria, prego. Allora, chi posso fare una domanda? Ovvia, no. Dimmi. Padre Alex, ce lo siamo dimenticati, Padre Alex. In fondo, ragazzi, aiutatemi a ricordare qualcun altro. Qua, ecco. Allora, ragazzi, chi vuole parlare? Posso farvi qualche domanda? Ovviamente, cosa vi aspettate? Cioè, vi piacerebbe continuare? Vi è piaciuta l'esperienza? E cosa vorreste migliorare? Una alla volta, No. Allora vi faccio un'altra domanda, un po' più semplice. Quante martellate avete avuto sulle dita? Beh, vabbè. Ce le siamo date noi. Avete avuto, sì, nel senso che ve le siete date. Bene. Allora, Viviana, a te, perché San Francesco? Quando abbiamo scelto il disegno l'abbiamo scelto insieme. Perché proprio Francesco?
Perché forse in Francesco c'è tutto l'amore del mondo. Non so dire altro, però, sai. Vuoi aggiungere qualcosa? No, semplicemente è difficilissimo dire con due parole le emozioni che si provano di fronte a questi eventi. Volevo dire semplicemente che l'invito ai ragazzi è nato per caso. Dopo un po' di lavoro ci siamo detti non è nato per caso, era già, il mosaico era già pronto prima che noi iniziassimo a mettere la prima pietra. Per cui permettetemi questa cosa, non ci riteniamo artisti, però abbiamo capito una cosa, che le cose belle che si fanno non sono per chi le fa, ma sono per tutti. Per cui di fronte a un'immagine sacra come questa, tutti sono stimolati alla preghiera, perché prima di iniziare a lavorare si pregava, il lavoro stesso è preghiera e poi per gli altri è un'occasione per stimolare lo spirito alla preghiera. Scusatemi se sono stato lungo, però... Volevo dire solo, aggiungere solo una cosa, scusate l'emozione, ma Giovanna lo sa, abbiamo vissuto in maniera veramente vera e col cuore. Io credo che il vero grande maestro di questo mosaico è proprio lui, perché lui è stato accanto a noi in ogni momento e anche in maniera reale. Non posso dirvi perché, ma in questo mosaico c'è una piccola pietra, è un piccolo cuore che lui ci ha fatto trovare, ci ha donato e noi lo abbiamo incastonato lì in un punto ben preciso. Non diciamo quale punto, sta a voi scoprirlo. Grazie a tutti, grazie a voi ragazzi. Franca. Ma... comincio ad avere anche una certa età, cara Franca. E niente, Franca è un'insegnante in pensione, ma come tutti gli insegnanti non finiscono mai di essere insegnanti, quindi qualsiasi occasione per stare con i giovani, con i bambini, lei c'è. E ragazzi, l'abbiamo dovuta, la sopportiamo e la dobbiamo continuare a sopportare. Vabbè, scherzi a parte, Franca penso che sia una delle persone più attive in Perfetta Letizia, una delle persone più generose che abbia mai conosciuto, quindi ti sopporteremo volentieri. Cosa vorresti dire a questi ragazzi che approcciano a questo mondo del mosaico? Allora, tu hai parlato prima di talenti. Io vorrei dire proprio questo ai ragazzi. Se seguite il vostro talento, però vi dovete preparare e quindi dovete studiare e fare un percorso adatto a realizzare questo vostro sogno. Grazie, Franca. L'ultima parola al maestro, che pensi di questo mosaico, di questo gruppo di mosaicisti di San Pietro? Buonasera e grazie per l'invito. Non era nel programma che io... Quindi mi hai imparato ancora tanta cosa. Okay. Ma niente, io faccio un passo indietro, l'anno scorso, giusto? Mi arrivò una telefonata, diceva, sono Giovanna, sono un'amica di tuo fratello, stavamo cercando... Cioè, io non lo so se qua vicino ci sta un signore che è un parrucchiere, può darsi che più qualcuno di voi lo conosce, Michelino è mio fratello, lui che mi ha indicato a Giovanna. Poi a me queste, diciamo così, queste sfide, che poi la vita è fatta piena di sfide. Lo adamo al microfono, sono in Africa da parlare. Niente, mi stuzzicano e quindi mi sono trovato immischiato in questo progetto. Ho cercato di trasmettere a loro quello che erano le mie conoscenze, conoscenze molto modeste, perché nella vita c'è sempre da imparare, e
ho visto che comunque c'era molto da fare, hanno recepito bene quei pochi insegnamenti e devo dire bravi, veramente mi avete sorpreso. Allora, tecnicamente dal primo mosaico al secondo avete fatto dei progressi straordinari. Minimamente fate un po' più attenzione ad alcuni passaggi tecnici, il prossimo sarà una cosa meravigliosa. Abbiamo pensato di voler dedicare a tutti voi presenti, a chiusura di questa bellissima esperienza, un momento musicale, accompagnato dalla lettura di brevi passi tratti dalle fonti francescane, che rappresentano una parte, solo una piccola parte, della grande spiritualità francescana. Inizieremo con un accompagnamento musicale sulle note di Fratello Sole e Sorella Luna e ci sarà la lettura da parte dei ragazzi. Come prima lettura la contemplazione del Creatore nelle creature, ed è un inno alla bellezza di tutto il creato, con particolare attenzione rivolta alle creature più piccole, i piccoli passeri, che con la loro umiltà e semplicità devono farci molto riflettere. Poi sarà la volta della canzone di San Damiano e Francesco pone la sua attenzione sulla devozione al Natale, ed è un elogio alla povertà come via di salvezza, guardando sempre con attenzione alla figura della Vergine Maria, che è il primo e vero esempio di povertà, di umiltà e di mitezza. Continuiamo poi con un brano che è la prima volta che viene eseguito dal nostro giovane amico Andrea, The Way of Life, e su questo San Francesco pone l'attenzione sull'amore reciproco tra lui e le sue creature e la particolare predilezione per le allodole, che sono creature rivestite di semplicità, di modestia e di umiltà, e che accompagnarono con il loro canto intriso d'amore l'ascesa di San Francesco al cielo, nelle braccia del Padre Celeste. Poi il nostro bellissimo coro, il coro Gaudete, realizzerà un'Ave Maria dalla Missa Gaudete scritta dal nostro padre Marcel Valint, e su questo Francesco porrà il suo sentimento di pietà. Tutte le creature, anche quelle prive di ragione, erano pronte ad ascoltare la voce di San Francesco. Un suo cenno, una sua parola rivolta a loro, bastava creare quel silenzio che è il silenzio dell'anima, dove ognuno può trovare la voce di Gesù che dice: la pace sia nel tuo cuore. E poi canto finale, spero che riusciremo a cantarlo tutti insieme. Francesco, vai. E per terminare quindi l'invito rivolto a tutti voi ad andare incontro al nostro prossimo con amore, con umiltà e con semplicità di intenti. Buon ascolto a tutti. Thank you.
Stava attraversando su una piccola barca il lago Reatino, diretto all'eremo di greggio, e un pescatore gli fece omaggio di un uccellino acquatico e chiese ne rallegrasse nel Signore. Il padre lo prese con piacere e, aprendo le mani, lo invitò con bontà a volersene andare liberamente. Ma l'uccellino rifiutò, accovacciandosi nelle sue mani come dentro un nido. Il santo rimase con gli occhi alzati in preghiera e poi, dopo lungo tempo, ritornato in se stesso come da lontano, gli ordinò di riprendere senza timore la libertà di prima. E l'uccellino, avuto il permesso con la benedizione, se ne volò via, dando con il movimento del corpo segni di gioia. Voleva che in questo giorno i poveri e i mendicanti fossero saziati dai ricchi e che i buoi e gli asini ricevessero una razione di cibo e di fieno più abbondante del solito. Se potrò parlare all'imperatore, diceva, lo supplicherò di emanare un editto generale per cui tutti quelli che ne hanno possibilità debbano spargere per le vie frumento e granaglie, affinché in un giorno di tanta solennità gli uccellini
particolarmente le sorelle allodole, ne abbia anche abbondanza. Non poteva ripensare senza piangere in quanta penuria si era trovata in quel giorno la Vergine poverella. Una volta, mentre era seduto a pranzo, un frate gli ricordò la povertà della Beata Vergine e l'indigenza di Cristo suo figlio. Subito si alzò da mensa, scombiò in singhiozzi di dolore e con volto bagnato di lacrime mangiò il resto del pane sulla nuda terra. Per questo chiamava la povertà virtù regale, perché li fosse con tanto splendore nel re e nella regina. Infatti ai frati, che adunati a capitolo gli avevano chiesto quale virtù rendesse una persona più amica a Cristo, quasi aprendo il segreto del suo cuore, rispose: sappiate che la povertà è una via particolare di salvezza. Il suo frutto è molteplice, ma solo da pochi è ben conosciuto. Splendente di ogni perfezione di virtù, ma anche in ogni creatura. E per questo si volgeva con singolare caldo affetto alle creature, particolarmente a quelle in cui vedeva configurato qualche riferimento a Dio o attinente con la vita religiosa. Per questo, fra tutti gli uccelli, prediligeva il piccolo volatile chiamato allodola e che in volgare viene detta allodola cappellaccio. Diceva di lei: la sorella allodola ha il cappuccio come religiosi ed è un uccello umile, perché va volentieri per la strada in cerca di qualche granellino, e anche se lo trova tra lo sterco lo trae fuori e lo mangia volando. Lode al Signore molto suavemente, simile ai buoni religiosi che, guardando dall'alto le cose della terra, vivono sempre rivolti al cielo e sono sempre intenti alla lode di Dio. Il vestito dell'allodola, il suo vimiaggio cioè, ha il colore della terra. Così offre ai religiosi l'esempio di non aver vesti eleganti e di belle tinte, ma di modesto prezzo e colore somigliante alla terra, che è l'elemento più umile. Compassione per loro, che non voleva fossero trattate in maniera sconveniente. Parlava loro come una gioia che lo pervadeva, nel cuore e negli atti, come se si trattasse di esseri dotati di ragione e sovente, in questi casi, era rapito in Dio.
Bene, allora a questo punto io riprenderei la parabola di Matteo 25. Siete stati attenti? Allora, è chiaro che i talenti di quei servi simboleggiano i doni spirituali che Dio dà a ognuno di noi, perché Dio ci dà dei doni, noi non ce ne accorgiamo a volte, però ognuno di noi qualcosa. Con questa parabola Gesù vuole insegnare che le nostre capacità, le nostre attitudini non devono essere tenute nascoste. Noi dobbiamo metterle a disposizione degli altri, come hanno fatto loro, come hanno fatto i ragazzi col mosaico, come hanno fatto stasera i coristi. Grazie per questa bellissima prestazione di stasera, mi ha emozionato, non vi sentivo da tanto. Quanti anni sono che state nel coro? Tanti. Grazie. Grazie a padre Marcello perché è venuto dall'Aquila e ha fatto un bel viaggio. E quindi, dicevo, non devono essere tenuti nascosti. Ragazzi, non dobbiamo inorgoglirci troppo, non dobbiamo montarci la testa. Però mettiamo questi doni a disposizione veramente di tutta la comunità per la gioia nostra e degli altri. Quindi ancora grazie, grazie, grazie. E ora passiamo ai saluti finali. Prima di passare volevo chiamare l'assessore e il sindaco Giuseppe Neudar Tommaso se volevano spendere così due parole per noi. Prima il sindaco, prego. No, io buonasera a tutti, voglio ringraziare voi invece di questa opportunità di averci coinvolti in questo progetto. Siamo in un luogo dove la solidarietà e l'amore per il prossimo dovrebbero essere scontati, però io che vivo in mezzo alla gente penso come voi, come tutti voi, non è del tutto scontato. E quindi ecco, chi può fare qualcosa per l'altro, ma non l'altro chissà dove, l'altro anche a volte vicino casa e non ce ne accorgiamo. Quindi queste attività servono anche a sensibilizzare tutti noi, tutti, dal primo all'ultimo, è vero, le associazioni, anzi me ne va dato merito perché magari qualcuno pensa che ci sia sempre qualcosa dietro, io dico spogliamoci di questi sospetti e evitiamo e diamo una mano invece da singoli a chi si mette insieme per dare una mano concreta a chi è in difficoltà. E io credo che le difficoltà che abbiamo avuto finora, quelle a cui siamo abituati a dare delle risposte a volte anche distratte, beh, da qui in avanti sarà ancora più dura. Grazie, grazie ancora. Assessore? Allora, buonasera a tutti, ringrazio per l'invito innanzitutto. Io non sapevo proprio a che cosa sarei venuto incontro oggi, a dire la verità, quindi è stata una piacevole sorpresa. Mi è molto piaciuto tutto quello che ho ascoltato, il mosaico è bellissimo. Poi io penso che come ogni opera d'arte, così la definirei perché veramente mi ha impressionato in senso positivo ovviamente, ognuno ci vede quello che vuole, insomma, io penso che deve stimolare se stessi. E sinceramente mi veniva in mente il fatto del coinvolgimento di tantissime persone, un aspetto intergenerazionale, con tante culture, con tante storie, tanti ragazzi. E se c'è un messaggio che io vorrei in qualche modo passasse soprattutto ai ragazzi che hanno partecipato a questo progetto, perché è una cosa ricorrente che purtroppo ultimamente ascolto nei vari progetti per il disagio giovanile, è il fatto che i ragazzi non credono molto in loro stessi. Io credo che invece qui sia proprio la dimostrazione di come ogni tassello sia diverso dall'altro, ma sia non più importante degli altri, ma sicuramente fondamentale per l'insieme. Io vedo, qui c'è la comunità, ogni tassello è ognuno di voi, ognuno di noi, ci sono io, ci sono le splendide donne del coro e gli uomini altrettanto, c'è la Chiesa, ci siamo tutti quanti e nell'insieme facciamo questo, cioè facciamo qualcosa di bellissimo. Se invece ci riduciamo, e questo è un peccato, e voglio dire, questa diminuzione che hanno sempre i ragazzi
di non credere troppo in loro stessi. Ripeto, è una cosa che vedo che ci sono molte persone che fanno associazionismo, anche e soprattutto con i ragazzi, con Perfetta Letizia abbiamo cominciato, almeno io ho cominciato con loro, nel senso che sono stati uno dei primi con cui mi sono interfacciato per quanto riguarda il supporto scolastico ai bambini che hanno particolari difficoltà, ma anche a quelli che invece non hanno bisogno ma stanno comunque in compagnia e socializzano. E devo dire che tutti quanti insieme riusciamo a fare qualcosa di bello. Il messaggio è, ragazzi, ripeto, nessuno è più importante degli altri, ma tutti insieme siamo fondamentali per creare una comunità bellissima. Grazie. E ora i saluti finali ai padroni di casa, veramente il padrone di casa è qualcun altro. E padre Florin e padre Giuseppe. Padre Giuseppe, noi abbiamo utilizzato i tuoi giovani dell'oratorio, quindi vieni qua e fai i saluti finali, grazie. Che fate? Se vedete qua, ci sta qua un pezzettino che non è perfetto, solo quel pezzettino fatto io che non è perfetto, quindi se qualcosa non sono i ragazzi, sono io che ha messo quel pezzettino imperfetto. Quello che io voglio dire soprattutto ai ragazzi, non dimenticare mai e non finire mai di sognare. E questo è anche per ognuno di noi, ma ancora di più questo sogno che ognuno di voi ha, non lasciarlo a domani a iniziare, ma iniziatelo oggi, perché ogni sogno si inizia oggi e non domani. Domani si realizza, oggi si inizia il sogno che ognuno di noi abbiamo, e abbiamo visto stasera il nostro sogno di stare insieme. Io già credo che prendo le parole di padre Florin, mi scusa. E non dimenticate tutti coloro che siete qua in chiesa di scendere anche giù, che anche giù ci sta il sogno della pancia. Quindi mi raccomando, non lasciate che il sogno della pancia rimane sul tavolo, ma di prenderlo dentro di noi oggi e stasera. Grazie a voi tutti e la mia parola, siete meravigliosi. Grazie, padre Florin. Posso solo ringraziare Dio perché ci ha messo accanto tantissime bellissime persone. Grazie a voi tutti, andiamo nell'oratorio e sempre quando guarderemo il mosaico di San Francesco, lui ci dirà: amate la vita, amate la creazione, amate il creato, seguitemi. Buona serata a tutti, un applauso per tutti, grazie di cuore. L'esempio di un'evoluzione per potenziare l'appartenenza al territorio, un atto di amore, di creatività, di intelligenza per educare alla fede e alla bellezza e mantenere sempre vivi la curiosità e lo stupore. Ma non è finita qui. La parrocchia San Pietro Apostolo a Campobasso e l'associazione Perfetta Letizia vi aspettano per vivere la fede e realizzare insieme nuovi lavori.